Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lei, Ferrari 499P, l'auto che ha vinto a giugno 2023 la 24 ore di Le Mans dopo 50 anni che la Ferrari appunto non vinceva una gara a Le Mans. Quindi è stata un'impresa storica che ha appassionato tutti noi appassionati di motori intorno a quest'auto e anche chi non era appassionato di motori si è comunque emozionato intorno a questa vittoria. Quello che andremo a vedere oggi è un confronto di come è possibile utilizzare quest'auto nella simulazione fra due giochi, e la cosa impressionante per cui io ho deciso di fare questo video è come questi due giochi di simulazione abbiano comunque 10 anni di differenza. Sì, perché quello che state vedendo è una mod di Assetto Corsa, un gioco di simulazione che conoscono tutti, anche i sassi, disponibile sia per PC che per le varie console, anche se le mod sono installabili solo nella versione per PC. E questa mod, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Perché vi dico questo? Perché comunque è disponibile sul mercato un gioco di simulazione che si chiama Le Mans Ultimate. È uscito circa un paio di mesi fa, è una simulazione vera, quindi molto realistico, un gioco molto molto bello che io adoro tantissimo, è quello che sto utilizzando di più, perché comunque mi sono appassionato tantissimo all'utilizzo di queste auto del WEC. E quel gioco, avendo appunto la licenza ufficiale, ci dà la possibilità di utilizzare tutte le auto del WEC, compresa ovviamente questa Ferrari 499P. Questo gioco, che si chiama Le Mans Ultimate, è disponibile su Steam, è in accesso anticipato. Che cosa vuol dire? Che lo potete acquistare ad un prezzo più basso, perché comunque non è ancora completo in tutte le sue opzioni, quindi è ancora in continuo sviluppo e miglioramento da bug e cose che verranno aggiunte in seguito. Poi quando sarà nella versione definitiva costerà di più, anche se chi l'ha acquistato in accesso anticipato lo potrà continuare a utilizzare aggiornato alla versione definitiva, sia chiaro, non è che lo deve riacquistare. Quindi con 30 euro portate a casa un gioco di simulazione veramente fantastico. Ma quello che state vedendo adesso invece è una mod per Assetto Corsa, gioco di 10 anni fa, ed è questa la cosa impressionante. Infatti quello che voglio farvi vedere io oggi è come questa mod, che è una mod non gratuita, è una mod a pagamento, costa circa 5 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione dal sito dove la si può acquistare, appunto dei creatori di queste mod che sono incredibili, che si chiamano VRC, che ragazzi sono una cosa pazzesca. Guardate il dettaglio che è incredibile, il realismo è fantastico, basato su un gioco di 10 anni fa. E questo è il confronto che faremo oggi. Faremo un giro a Monza con questa 499P con Assetto Corsa, e poi faremo un giro a Monza con la 499P utilizzando Le Mans Ultimate e faremo un confronto grafico, un confronto di sound, di come si vede l'auto all'interno, di come si vede l'auto all'esterno, cioè veramente un confronto che vi lascerà a bocca aperta, perché comunque ci sono 10 anni di differenza fra questi due giochi di simulazione, ed è tantissimo ragazzi, 10 anni è tantissimo, anche perché Assetto Corsa gira su PC non estremi, perché comunque è un gioco che gira tranquillamente su computer non di ultimissima generazione, anche con schede grafiche datate funziona più che bene, mentre Le Mans Ultimate per funzionare al suo massimo potenziale ha bisogno comunque di una scheda grafica che inizia a essere importante, anche il computer deve essere abbastanza performante. E questa mod che state vedendo ragazzi, cos'ha di veramente incredibile? A differenza di tante mod, o meglio della maggior parte delle mod che sono gratuite, quelle a pagamento normalmente hanno un qualcosa in più, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, queste qua poi di VRC lo sono sempre, hanno tutto che funziona in maniera perfetta e reale, cioè l'estetica, la grafica che è qualcosa di eccezionale, il dettaglio, quello che poi è il sound, perché tante mod gratuite magari hanno un sound che non è quello reale dell'auto, qua invece abbiamo un sound ragazzi che è incredibile. E poi abbiamo quello che è anche la fisica dell'auto, che tante auto di quelle gratuite come mod non hanno una fisica magari realistica rispetto a quella che è l'auto vera. Qua abbiamo una fisica che è molto molto reale, infatti è per questo il paragone con Le Mans Ultimate, che è un gioco di simulazione talmente diciamo reale a quello che è l'auto del WEC, visto che poi anche tutte le licenze ufficiali, quindi è questo che viene fatto questo confronto, e ragazzi rimarrete a bocca aperta, io sono rimasto scioccato. L'unica differenza che noterete, magari l'avete anche già notata da queste immagini, sono i loghi degli sponsor. Infatti vedete che non c'è il marchio Ferrari,
dove c'è la scritta Ferrari sopra all'unotto anteriore, c'è Ferrenzo, non Ferrari, non c'è scritto Michelin, c'è tutti dei loghi che assomigliano al logo originale, ma sono dei loghi degli sponsor non originali. Questo perché, essendo poi una moda a pagamento, per non incappare in discorsi di copyright, tutte queste cose, visto che non ha comunque una licenza ufficiale, non hanno giustamente utilizzato le sponsorizzazioni originali. Però a impatto visivo è quello, perché vedete Ferrenzo, Ferrari, assomiglia tantissimo, e anche il nome dell'auto non è 499P ma 49P, cioè hanno ovviamente aggirato quello che sono il discorso del copyright e le licenze ufficiali, appunto utilizzando dei dettagli simili ma non identici. Ma questo non è importante, perché l'impatto visivo, ragazzi, è lei. Dopo, se vi soffermate, vedete che i loghi non sono, vedete che anche sulle ruote abbiamo Majestic e non abbiamo Michelin. E questa è un altro, vede, di quegli sponsor che non corrisponde alla realtà. Mentre quando vedrete quella delle Man Ultimate, per quanto riguarda ovviamente gli sponsor, saranno quelli ufficiali. Perché? Perché appunto ha la licenza ufficiale. Ma adesso, detto tutto questo, ragazzi, mettetevi comodi e gustatevi questi due giri sull'autodromo di Monza con la Ferrari 499P in assetto corsa, la mod di VRC, e poi, ragazzi, gustatemi invece la 499P di Le Mans Ultimate. Ma adesso, ragazzi, non perdiamo altro tempo e scendiamo in pista. Ed ecco che ci lanciamo con la Ferrari 499P, la mod di VRC per assetto corsa. Facciamo un giro con lei e poi passiamo a fare un giro sempre con la Ferrari 499P, ma in Le Mans Ultimate. Ovviamente non parlerò tantissimo, perché sennò mi va a massa il cervello parlare e stare concentrato, però voi gustatevi quello che è il tutto, la grafica, il sound e la fisica di questa mod veramente pazzesca. Poi all'interno della mod, quando l'acquistate, c'è due versioni, ovviamente ne pagate una, ma trovate due versioni, perché c'è una versione, quella un po' più meno complicata, e la versione più complicata. Cosa vuol dire? Che quella più complicata avrà un sacco di regolazioni per quanto riguarda tutte le configurazioni meccaniche che potete fare, cioè veramente una cosa allucinante, mentre l'altra versione è un po' più semplificata dal punto di vista appunto delle regolazioni. E abbiamo finito il primo giro con la nostra 499P mod VRC per assetto corsa. E tagliamo il traguardo. Adesso parcheggiamo la 499P mod VRC e saliamo a bordo della 499P di Le Mans Ultimate. Ed ecco che siamo pronti a lanciarci nel nostro giro sull'autodromo di Monza con la Ferrari 499P, ma questa volta del simulatore di guida Le Mans Ultimate. Che vi ricordo è un gioco ufficiale del WEC, quindi con tutti i loghi, sponsorizzazioni, auto, tutto quello che è il WEC. Adesso non fate caso alla guida, perché mentre parlo e guido non riesco, soprattutto poi quest'auto che è veramente molto complicata all'interno delle Mano Ultimate, è un gioco molto difficile come simulazione, però ragazzi dà soddisfazioni pazzesche. Voi tenete d'occhio la fisica, il comportamento, la grafica, il sound, e ricordatevi che fra questi due giochi di simulazione ci sono 10 anni di differenza.
è questo da tenere in considerazione. E poi pensare che la mod che avete visto prima, cioè la Ferrari 499P di assetto corsa, è appunto una mod fatta non dalla casa sviluppatrice del gioco, ma da altri ragazzi che si sono impegnati a creare quel modello 3D. E concludiamo il giro anche con le mano ultime. Spero che questo video confronto vi sia piaciuto, perché ci tenevo a farvi vedere come in 10 anni di differenza comunque Assetto Corsa mantenga ancora una competitività con i simulatori di ultima generazione veramente incredibile, soprattutto con questi creatori di mod che ci regalano veramente dei progetti 3D impressionanti e con delle fisiche molto molto simili a quelli che hanno le licenze ufficiali per utilizzare grafica, fisica, suono di quelle auto vere. Quindi veramente un complimento grandissimo a questi creatori di mod che non sono gratuite, ma secondo me valgono il prezzo che si pagano, perché comunque c'è tanto lavoro dietro e vi dà delle soddisfazioni incredibili. Come vi ho detto, la mod WRC per la 499P è incredibile anche per il fatto che trovate due auto diverse, una normale e una CSP, che è la versione più estrema, cioè con una configurazione a livello di motore, a livello di elettronica, a livello di configurazione della meccanica, a livello di assetto, a livello di tutto, molto molto ampia e molto molto complicata. Però mentre l'altra versione è un po' più easy ed è comunque bellissima da utilizzare, sempre difficile perché sono auto di un certo tipo, di un certo livello, però un po' più semplificata. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa comparazione fra 499P mod per assetto corsa di WRC e 499P di Le Mans Ultimate vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, confronti di auto fatti con assetto corsa con le mod, quindi auto vecchie, auto datate, con però un confronto, perché comunque in quegli anni erano auto rivali. Non sto parlando di auto da corsa, ma auto stradali soprattutto. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Intanto io sto andando anche fuori strada con la mia 499P. Ciao e al prossimo video.